coraggiosi e la nobiltà, fate la strana coppia Walter Matthau e Jack Lemmon. Magari. Beh, magari. Ci potrebbe metterci la firma. Che lo spettacolo sarà costruito anche sulle battute, ovviamente. No, sì. Perché queste, guarda, ci sono venute, ne possono cercarne così. No, una l'abbiamo ripetuta forse, però. No, il resto ci viene spontaneo. Perché comunque no, non è vero, siamo tutti e due abbastanza basici su questo. Nel senso che approfittiamo, noi abbiamo tante cose da dirci che non riusciamo a dirci quando siamo in due, e approfittiamo delle persone, come quelle coppie che vanno a cena con gli amici per dirsi tutte le cose che pensano. Noi facciamo questa conferenza serve a dirci certe cose. Parlarsi faccia a faccia da soli in un camerino, in una camera. È durissima. Io avevo detto facciamo un trio, no, ma non una cosa sensuale, un trio. Salzano ha detto, per carità, è il duo che è forte. Cioè, un trio di cantanti. Ma sì, perché se triangoli certe cose, capito? Non te le devi con dire. Un in mezzo facciamo sempre in tempo. Pensa, se strada facendo l'avesse sbagliata anche il terzo, io avevo due persone con la quali prendermela, e invece me la devo prendere adesso solo. Poi ti becco quando sbagli qualcosa anche te, eh? Sbaglierò per par condicio. Vabbè, scusa, le domande. Ah, è vero. Sicuramente sarà uno spettacolo musicale, io credo, poi se viene la battuta così, se ci mettiamo anche a fare i comici, veramente tutte le canzoni non ci riesce bene. O diventa di 5. No, per fortuna ci abbiamo ancora un lavoro, insomma, che è quello di cantare, di suonare. E io penso che no, che il concerto sarà qualcosa di, sarà un insieme forse di suggestioni, un po' concerto, un po' recital, quindi ci saranno. Però dobbiamo decidere una cosa, ma perché decidi tutto tu? Tu cominci a decidere e sottoponi mille cose. Ma tu dici non approvo, e allora io... Allora io dico non approvo perché mi prendo le mie responsabilità, tu dici... Ma sei sicuro? Io sono stato un mese lì a pensare e lui arriva e fa, ma sei sicuro? Che non c'è niente, vedi come al computer, quando dice cancella, e il computer dice, are you sure? E ti viene un padello che rivedi tutta la tua vita. Ti devo mettere un po' di dubbi, ti devi, perché non devi avere queste sicurezze tu. Ma non ce l'ho per niente. Le sicurezze dell'insicurezza poi sono queste. Esatto. Allora, però siccome qualcuno deve farsi avanti, io guarda che da domani, quando abbiamo finito questa pratica, io siamo all'inizio, adesso sono anche un po' più bianchino di faccia, no, sotto le luci non vorrei risaltare peggio, insomma. Vabbè, andiamo avanti con le domande, ce allora, ne sono ancora? Faccio io una. Chi è? Marco. Oh Marco, buongiorno. Buongiorno, volevo sapere i limiti della coppia, nel senso fino a che punto andate avanti? Allora, i concerti al Foro Italico, poi altre date, tour quindi, no, CD, DVD, canzoni inedite, canzoni altre, cioè qual è il futuro della coppia? Ma innanzitutto il futuro siamo noi, come recita la canzone. No, io non credo che qualcosa è successo senza... Ma no, c'è Salzano che insiste, dice dai, facciamo anche Milano. Dai, io, vabbè, perché Salzano vuole, dopo i 100.000 qui di Roma, vuole arrivare ai 30 milioni. Urbi e torbi. No, io se sei d'accordo con qualcosa all'estero mi piacerebbe molto. All'estero? Sì, sì, America e Russia. È tipo viaggio di nozze. Comunque noi camminiamo... Camminiamo senza degli obiettivi così precisi, sapendo quello che succede da qui a un anno e mezzo. Ma in effetti l'abbiamo chiamato progetto anche per questo. Che volevi dire una cosa per me? No, che alla mia età, insomma, progetto a 2 o 3 mesi. Dai, tutti i gesti. No, tu che ti hai anche per me. Vabbè. Andiamo avanti. Qual era la domanda? Spinelli. Ciao Andrea. Io vorrei chiedere due cose. Una relativa al fatto che credo su un blog ieri è uscito una notizia di una diretta TV da Verona. Poi non so se questa cosa è vera, corrisponde a verità oppure no. E poi seconda cosa, visto che Claudio prima ha detto avremmo potuto essere anche un trio, Amata c'era il Cocciante. Il Cocciante è partito per i suoi progetti internazionali, adesso sta facendo una cosa per la Cina addirittura, quindi lui si sente meno cantante in questo momento.
No, io avevo pensato anche a dei gruppi, avevo pensato addirittura, sai, che poi loro si sono sciolti nel frattempo, avevo pensato proprio alla premiata a BFM, perché più di tre. Beh, vabbè, però fanno uno, nel senso che si stringono, è un gruppo, stanno stretti e fanno... E lasciavi a casa i tuoi musicisti? Madonna, mi sono stato molto in fallo. Ma no, magari anche con i musicisti, forse non con tutti. Con quelli che sono presenti, sì. Con gli altri, forse. No, no, ma più che altro perché BFM fece, e anche un altro si chiamava appunto Capitani Coraggiosi, quindi c'era in fondo un nesso, diciamo. Sì, con loro, con la premia. No, per quello che riguarda la ripresa televisiva, se ne parla, perché ci hanno chiesto qualcosa, Salzano mi dice che ha delle proposte. Io vorrei presentare Sanremo, perché tutti dicono voglio presentare Sanremo. Allora io sono andato con lui da Fazio e loro si sono guardati, hanno fatto collega, abbiamo presentato Sanremo. Quattro giorni dopo sono andato a Verona, c'era Carlo Conti, collega, noi abbiamo presentato Sanremo. E io stavo come un povero stupido da questa parte. Ma perché presentare Sanremo è una medaglia importante? Ma non so, però mi manca. Ti manca? No, mi manca non dal punto di vista emotivo, mi manca perché non l'ho fatto, insomma. Però se vuole facciamo a me, anche perché no, non ce lo chiederanno. Sì, ma mica con me presentare Sanremo. No. Beh, oramai siamo legati da un paio di soluti. Lascia stare. Siamo qui a Il Varo. No, anzi, non scherzare. No, io pure non so niente di queste cose. Allora, non so niente tu di lo sai che come citi Sanremo, i giornalisti dopo dice Baglioni vuole presentare Sanremo. Lo so, lo dico apposta così almeno scrivono qualcosa che richiama l'attenzione. Sai, se scrivi Capitani Coraggiosi... Guarda, incavolata. Qui vedremo se siete Capitani Coraggiosi. No, vabbè, la ripresa televisiva può anche essere...